questo momento è Rosso GoCarTV.com, collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Lunedì 12 maggio, sulla pista azzurra di Jesolo, si è disputata l'edizione 2014 del trofeo Augustus, una particolare manifestazione kartistica che vede impegnate varie scuole professionali d'Italia e che, ogni anno, porta in pista professori ed allievi appassionati di karting. Quest'anno la gara è stata disputata con una formula nuova, che ha visto i piloti, spesso anche meccanici, scendere in pista in diverse sessioni tra prove libere, qualifiche e manche di gara. Anche il sistema di premiazione è stato assai particolare, poiché sono state premiate le squadre che sono riuscite a completare il maggior numero di giri totali e quelle che hanno coinvolto il maggior numero di piloti in prova, oltre al classico premio per il giro veloce in gara, per la pole position e per la prima posizione nella gara endurance di 90 minuti. Tutte queste classifiche hanno conferito ad ogni team dei punteggi che, sommati, sono andati a decretare il vincitore assoluto. Sì, questo progetto nasce sulla voglia dei ragazzi e anche di tanti docenti e tanti professori che hanno di confrontarsi con gli altri su temi tecnici direttamente in pista. Nasce già 10 anni fa con un primo torneo interno alla nostra scuola, andando a correre su una pista con dei kart a noleggio, e poi via via le cose sono cresciute, facendoci arrivare a una giornata come quella di oggi, dove erano impegnate in campo 6 scuole, 12 squadre e più di 200 ragazzi. Ecco, ci dica com'è andata allora dal punto di vista sportivo e anche formativo questa giornata. Io dico onestamente migliorabile, nel senso che quest'anno per la prima volta abbiamo introdotto dei cambiamenti importanti, non più la gara sprint ma una serie di manche per cercare di ottenere una specie di endurance, quindi sono state create delle classifiche con tante graduatorie, tante modalità di assegnare punteggi per riuscire a cercare di premiare il più possibile tante squadre per tante loro peculiarità. Quest'anno un risultato soddisfacente chiaramente è l'adesione e la durata della gara. L'obiettivo per l'anno prossimo è riuscire a renderla ancora più funzionante, riuscire ad avere una maggiore precisione degli ingranaggi tra telemetristi, addetti alla pista, responsabili delle varie squadre e piloti. Siamo la scuola Mazzini di Cinisello Balsamo, ASP Mazzini. Abbiamo 3 squadre, corriamo con lo Zanardi, col Mandarino e con il 21. Tu sei? Io sono il coordinatore del corso e quello che porta avanti il progetto per la Mazzini rispetto ai kart. Come sta andando? Come sono andate le prime 3 manche? Noi siamo soddisfatti del fatto di essere arrivati qua pronti, con i kart a posto, di non aver ancora avuto inconvenienti e di vedere i ragazzi che lavorano con armonia, quindi va bene così. Prove libere, il team a disputare il maggior numero di giri è stato lo Scirocco Racing con 23 tornate, seguito da Old Glory, anch'esso con 23 tornate, e Zanardi, 21 giri. A coinvolgere più piloti, invece, è stato il Super Carlo Bros, con un totale di 6 differenti piloti scesi in pista.
She asked me for the top. I said a customer name, 6-digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No, didn't she mind? I don't think so. La parte importante è questa, viverla con i ragazzi, cercare di far passare a loro lo spirito giusto, quindi sì, un minimo di competizione, ma soprattutto un'esperienza che possa essere utile per capire lo spirito sportivo soprattutto. Grasso sulla catena e controllate la catena ogni volta prima di uscire. Concluse le prove libere, si è passati alle qualifiche, dove nella sessione da 15 minuti si è imposto il team Old Glory, con il giro veloce in 52 secondi e 98 millesimi, seguito da Scirocco Racing, 53 secondi e 16 millesimi, ed Hammer Kart. Già nelle qualifiche, i partecipanti hanno dato dimostrazione di grande passione ed abilità, mettendo in scena numerosi duelli fatti di sorpassi, controsorpassi ed, in alcuni casi, anche toccatine. Voglio un bacino. Non si fa così però. Ma vedi che è un tipo, io per lui e lui sentando. Ah, ti è arrivato prima il suo allievo? Purtroppo, sì, meno male. Si sta un po' meglio, diciamo, un po' meno la tensione alta giù, dai. Adesso per la gara. Speriamo in bene. Dopo le qualificazioni si è passati alla gara vera e propria, disputata su 7 manche di 12 giri ciascuna, per un totale di circa 90 minuti, intervallate da soste box collettive di 5 minuti ciascuna, dove i team potevano apportare eventuali regolazioni ai kart ed effettuare interventi di manutenzione o riparazione. La competizione tra i vari team è stata molto spettacolare, sia in pista, numerosissimi sorpassi, soprattutto nei trenini che si venivano a formare, che ai box, dove allievi ed insegnanti hanno dovuto sporcarsi le mani per portare il proprio mezzo alle massime prestazioni. Al termine della competizione è stato il team Zanardi della SP Mazzini a far registrare il maggior numero di tornate, seguito dal Noale Racing Team della Naip Noale e Super Carlo Bros, dell'Accademia Formativa Martesana di Gorgonzola. Il miglior tempo sul giro è stato invece fatto registrare da Scirocco Racing, seguito da Old Glory e Dammer Kart, tutti e tre dell'Istituto Accademia Formativa Martesana di Gorgonzola, Milano. Le posizioni in classifica come sono? Allora, il primo, lui, il pilota, è arrivato quinto, io sono arrivato settimo e adesso l'altro è uscito. Non so. Speriamo che rientri. Dici, tu che hai corso in mezzo agli altri, che cosa vuol dire trovarsi qua in mezzo alle altre scuole e a competere in pista? C'è tanta agitazione all'inizio perché non sai come può andare, cioè non ti senti sicuro, dopo inizi a prendere confidenza con la pista, col kart, riesci anche a capire gli avversari, allora riesci a spingere un po' di più. Che cosa state facendo? Che cosa c'è che non va sul vostro kart? È successo che si è rotta la catena e stiamo cercando di farne una, diciamo, perché abbiamo o corte o troppo lunghe. E la classifica com'è finora? Com'è andata prima di questo problema? Siamo settimi adesso, insomma dobbiamo essere anche contenti del settimo posto, infine non possiamo pretendere sempre di arrivare primi, anche se... Bravo! Come sta andando? Come sono andate le prime tre manche? Abbastanza bene, dai. Siete soddisfatti? Abbastanza. Per adesso si difendono.
e vediamo dopo alla fine, perché adesso è presto, manca ancora 4 turni. Un pochino di intoppi, però abbastanza bene. Qual è il tuo ruolo nella squadra? Adesso telemetrista, poi domani si gira. No, è stato bello, è stato molto divertente, queste giornate sono veramente belle. Ce n'è di competizione? Sì, abbastanza. E tu da telemetrista, come è una giornata vissuta così fra tempi e numeri? Difficile, si deve continuare a girare per i box a vedere i tempi che hanno fatto, i piloti e altre cose. L'adrenalina in effetti quando si è giovani a volte si sfoga, però insomma lo scopo di queste gare è quello proprio di entrare in pista e imparare delle regole e cercare di non strafare e imparare soprattutto come si guida poi domani sulle strade. La somma dei punteggi ottenuti nelle varie sessioni ha decretato vincitore il team Old Glory dell'Accademia Formativa Martesana di Gorgonzola con 68 punti, seguito da Scirocco Racing, sempre dell'Accademia Formativa Martesana, con 66 punti e Zanardi della SP Mazzini a quota 61 punti. Al termine della giornata, i protagonisti della manifestazione si sono detti molto soddisfatti, avendo centrato l'obiettivo di trascorrere una giornata in pista all'insegna del divertimento, ma soprattutto della crescita individuale e di gruppo, andando a gettare solide basi anche per le prossime edizioni di questa iniziativa, unica nel suo genere. È stato faticoso, però alla fine si sono visti i risultati. Dopo duro lavoro fatto a scuola, siamo riusciti ad arrivare almeno a metà classifica. Vi sentite soddisfatti? Come avete contribuito? Aiutando. Avete vinto il premio come per il maggior numero di giri percorsi. Avete dimostrato che non basta concludere, che non basta vincere, ma bisogna anche avere un mezzo molto affidabile. Abbiamo lavorato da gennaio sulla costanza e l'affidabilità del mezzo, ha pagato, abbiamo provato, abbiamo lavorato duramente con i ragazzi e veramente questo è il massimo della soddisfazione. Qualcosa l'abbiamo guadagnato, non tutto quello che è predisposto, ma qualcosa ci siamo riusciti. Diciamo che dopo tanto impegno è anche bello concludere in una posizione... Sì, ma tutto l'anno, siamo partiti a fine anno, gennaio, ho lavorato fino adesso con i ragazzi. E questo è il risultato, meno male. Allora, sei stato il più veloce di tutti oggi, com'è sentirsi davanti e aver lasciato dietro tutti gli altri nei tempi? È stato molto difficile, non avevamo trovato il setup giusto perché al primo turno non andavamo niente, non si sa perché. Poi abbiamo toccato un po' il motore, andava un po' forte e siamo riusciti a fare il primo tempo. Una bella soddisfazione davanti a tutti questi altri studenti. Ovvio, quello sicuro. Però abbiamo dimostrato che il nostro materiale va bene. Complimenti a tutte le scuole per la grande professionalità e impegno dimostrato e a tutti i presidi per questa entusiasmante ed unica iniziativa. Leave them kids alone. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it.
Con oltre 1000 metri quadri, la nuova showroom Mondo Car di Nerviano, alle porte di Milano, è risultata essere il negozio dedicato al kart più grande di tutto il mondo. Dai ricambi all'abbigliamento, troverai nel nostro negozio tutto ciò che cerchi, ai migliori prezzi di mercato. Uno staff competente ti guiderà nelle diverse zone, tra cui anche l'area usato, la scuola kart e due officine attrezzate per qualsiasi lavorazione inerente a motore e telaio. Squadra corse. Inoltre, su mondocart.com troverai oltre 10.000 articoli a prezzi da urlo. Non hai tempo di passare in negozio? Seleziona consegna in pista. Potrai ritirare il tuo ordine in pista presso il nostro negozio mobile Mondo Kart. Tutto, ma proprio tutto e subito. La pista Southguard Karting di Lonato è un tracciato di fama mondiale, dove i più grandi campioni di questo sport si sono sfidati. L'impianto permette anche ad amici ed aziende di potersi sfidare in pista con dei kart a noleggio, divertendosi in modo adrenalinico e sicuro. La pista si trova a Lonato ed è situata a 1 chilometro dall'uscita di Desenzano del Garda sulla A4. Ciao a tutti, sono Davide Forè, 5 volte campione del mondo. Ho cominciato anch'io qua. Se voi volete diventare come me, campioni del mondo, dovete cominciare qua a Southguard Karting. Prenota la tua sfida. Collegati al sito www.southguardkarting.it. Big Willie! Get on the floor! Oltre 200 piloti al trofeo Andrea Margutti. Ottimo successo di adesioni per la 25esima edizione del trofeo Andrea Margutti nelle 4 categorie della manifestazione, che si è disputata sulla pista Southguard Karting di Lonato, in provincia di Brescia. Si è presentata con un eccezionale parterre di piloti il trofeo Andrea Margutti. Sono stati infatti, come detto, oltre 200 i piloti iscritti all'evento, che fra l'altro quest'anno ha celebrato la 25esima edizione di questa storica manifestazione, voluta per ricordare il giovane Andrea Margutti, stella emergente del karting, scomparso a Parma il 14 ottobre 1989. Il trofeo Andrea Margutti, organizzato in maniera assolutamente professionale dal Parma Karting, si è presentato quindi, ancora una volta, con un gran bel numero di piloti in tutte e 4 le categorie, tutti pronti ad onorare al meglio la manifestazione, per poter scrivere il proprio nome nel sempre più prestigioso Albo d'Oro. Tanti i top drivers presenti, con circa il 60% di piloti stranieri, tanto che sono stati circa 30 i paesi rappresentati. Ottima l'affluenza anche nella massima categoria, la KZ2, che ha visto al via addirittura oltre 60 piloti. Ma ora, amici di GoKart TV, prima di entrare nel vivo delle calde sfide marchiate 25esimo trofeo Andrea Margutti, andiamo a vedere, grazie a questa clip video, che aria si è respirata all'interno del paddock bresciano. Praying for the day they would one day praise him. Studied the ways of the game and made it. Came through the maze and the haze and played it. Perfect days any person hated and cursed him. He was unfazed, he waited, it was worth it. He never retaliated, he saved it. Slaving on the road blazing. Days when he was low, nothing could raise him. And came to the show and something uncaged in him. Like the Pope of this party crusade. I'm like braids, that's never gonna fade, you heard? I'm like 23 on an Escalade, throw me into the rave like you threw a grenade. Oh, I'm the party starter. You might have a good time, but we party hard as fuck. Tell the DJ to play my song, and we can dance all night to the early morning. Oh, I'm the party starter. You might have a good time, but we party hard as fuck. Tell the DJ to play my song, and we can dance all night to the early. Primi riscontri ufficiali in pista per il 25esimo trofeo Andrea Margutti, che al sabato mattina al Southguard Karting ha espresso i primi protagonisti con le pole position nelle prove ufficiali delle 4 categorie della manifestazione. Nella 60 mini, nel primo gruppo, il più veloce è stato Muizuddin bin Abdul Ghaffar, in 49 secondi e 766 millesimi. Nel secondo gruppo, invece, il più veloce è stato Marzio Moretti. Leonardo Marseglia invece si è aggiudicato 2 manche e ha guadagnato così la prima posizione per la fase finale.
Molto veloce si è rivelato anche il malese Muizuddin bin Abdul Ghaffar, vittorioso in una manche e secondo nelle prove di qualificazione alle spalle del poleman Marzio Moretti. Nella categoria dei più piccoli, l'incertezza per il risultato si conferma anche in questa occasione. Dopo le prove di qualificazione che, come detto, avevano messo in evidenza il malese Muizuddin e Marzio Moretti, le manche esprimono ulteriori protagonisti come Leonardo Marseglia del team Lenzo Kart, Mazar Micevic del team Baby Race e il canadese Antonio Serravalle di Vard Racing. In prefinale si alternano in testa prima Marseglia, poi Micevic e negli ultimi giri Serravalle, ma in vista del traguardo è Micevic ad avere la meglio su Serravalle, con Cristian Cobellini che riesce ad agguantare la terza posizione, mentre Marseglia si deve accontentare della quinta piazza, preceduto anche da David Vidales. Gara palpitante anche per la finale di questa 60 mini kart, dove si presentano in diversi a poter ambire alla vittoria. Nei primi giri è il pilota della Baby Race Micevic a condurre, ma a metà gara il portacolori di Bard Racing, ossia il canadese Antonio Serravalle, prende le redini del comando e si invola così verso il successo, inseguito in un arrivo in volata dall'altro pilota della Baby Race, ossia Dmitry Bogdanov, e da Cristian Cobellini. In quarta posizione conclude l'ottimo Nicola Brusci del team Baby Race, davanti a Giuseppe Fusco, autore di una bella rimonta dalla 23esima posizione della prefinale. Sesto si piazza il croato Damian Sekulic, settimo Muizuddin, ottavo lo svizzero Robin Furrer, nono Leonardo Marseglia e decimo Ivan Grigorev. Sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, 50 esemplari al mondo, macchina molto prestazionale, con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti, anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa. Rivivrai poi la tua giornata da pilota in TV. Per informazioni e prenotazioni www.iltuosognoinpista.it. Asigo Kart Show 2014, la rievocazione storica della Coppa dei Campioni, andrà in scena a Jesolo dal 16 al 18 maggio, il più importante evento nazionale a partecipazione straniera di modelli d'epoca. Asigo Kart Show 2014, per avere tutte le informazioni su questo imperdibile evento e per scaricare la scheda di iscrizione, visitate il sito asifed.it. ASI, Automoto Club Storico Italiano, inseguiamo emozioni, certifichiamo passioni. Bring the action. Monza Track Day ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista. Con la tua auto potrai girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione. E allora, vuoi testare le tue doti di driver? Vai sul sito monzatrackday.it e scopri il calendario Monza Track Day 2014. Vieni a correre nel tempio della velocità di Monza, non farlo in strada. In KF Junior il miglior tempo nel primo gruppo è stato fatto registrare dall'inglese Maximilian Fevtrel in 43 secondi e 528 millesimi sul venezuelano Mauricio Baiz in 43 secondi e 700 millesimi e sul danese Casper Roes. Negli scontri qualificativi il migliore si è rivelato l'inglese Maximilian Fevtrel con tre vittorie di manche ed autore della pole position in prova.
Ottima anche la prestazione del venezuelano Mauricio Baiz, di Lorenzo Travisanutto, del russo Alexander Vartanian e dell'americano Logan Sargeant, che sono andati ad occupare le prime 5 posizioni. Bene anche Giuliano Alesi, figlio dell'ex campione della Ferrari di Formula 1 Jean Alesi, settimo assoluto alle spalle del tedesco Lirim Zentrel. Ottavo si è classificato l'inglese Daniel Tictum. In prefinale Fevtrel si porta subito al comando, mantenendo con autorità la prima posizione davanti ad un ottimo Lorenzo Travisanutto su PCR, mentre il russo Alexander Vartanian conquista un buon terzo posto davanti all'americano Logan Sargeant e a Leonardo Lorandi, risalito molto bene dalla 14ª posizione e soprattutto dall'ultimo posto nelle prove di qualificazione a causa di una squalifica tecnica. Questa prefinale potendolo fondo, si va con Rosso, via! Travisanutto parte molto bene nel secondo rispetto, Max Futrell, Futrell di Elisabeth, curvone turn, Futrell, Travisanutto second, Vartanian third. È very good start, Vartanian third. La finale conferma lo stato di grazia dell'inglese Fevtrel del team Ricky Flynn, che si porta subito al comando, inseguito costantemente fin sul traguardo dal russo Alexander Vartanian, dove i due protagonisti della KF Junior concludono con un divario di 3 decimi. Il terzo posto lo conquista con merito Leonardo Lorandi, mentre Lorenzo Travisanutto deve accontentarsi della 4ª posizione. Quinto conclude l'inglese Martin Ross di Forza Racing. Per la 6ª posizione ha la meglio il tedesco Lirim Zentel, sull'americano Logan Sargeant. Il russo Matej Maslov si piazza 8º, il lituano Roskas Baciuska 9º, il tedesco Jeanne Fidje 10º. KF è stato Alessio Lorandi del team Baby Race a far segnare il giro più veloce in 42 secondi e 709 millesimi, sull'asiatico Julien Fong in 42 secondi e 770 millesimi ed il russo Egor Stupenko in 42 secondi e 849 millesimi. Nelle manche qualificative si è fatto valere Alessio Lorandi, campione del mondo lo scorso anno in KF Junior ed assoluto protagonista con 2 vittorie. Secondo e terzo si sono piazzati 2 tedeschi, Kevin Matzer e Manuel Valier. Il primo degli altri italiani è Andrea Moretti, 7º. In prefinale, Lorandi prende subito la testa della corsa, inseguito da Andrea Moretti e dall'inglese Jean Daruvala. Dopo pochi giri, Daruvala riesce a conquistare la 2ª posizione e si porta all'inseguimento di Lorandi, ma il ritmo del pilota italiano è superiore e le posizioni rimangono invariate, con Lorandi che sul traguardo precede Daruvala e Moretti. Nella lotta per le posizioni di rincalzo, il 4º posto lo conquista il tedesco Kevin Metzer, ma dopo l'arrivo è penalizzato di 3 secondi e la 4ª posizione la eredita il danese Nikolaj Kjærgaard. Semaforo rosso! Via! Scatta la gara! Vanno via Lorandi e Moretti! Lorandi e Moretti di Tivenesi, Jan Daruvola terza! Lorandi e Moretti sulla comando, andiamo verso la chiocciola con Jan Daruvola terzo, che viene attaccato duramente da Nikolaj Kjærgaard. La finale vede il portacolori del team Baby Race Alessio Lorandi su Tony Kart TM ancora protagonista assoluto. Il pilota italiano scatta subito al comando e allunga il passo sugli avversari, rendendosi inavvicinabile per tutti. Andrea Moretti, dopo essersi inserito alle spalle di Lorandi, è costretto a cedere la posizione all'inglese Jean Daruvala, senza però poter impensierire il leader della gara. Moretti è costretto a cedere anche la 3ª posizione all'asiatico Julien Fong, mentre risale bene il venezuelano Sidney Gomez, che cerca la soddisfazione del podio ingaggiando un bel duello con Moretti, Stefano Villazzanotti e il danese Nikolaj Kjærgaard. L'arrivo vede il trionfo di Alessio Lorandi, che taglia il traguardo con un buon margine di vantaggio. Daruvala, secondo sotto la bandiera a scacchi, viene penalizzato di 10 secondi per un sorpasso con bandiera gialla e in classifica precipita all'11º posto. Sul secondo gradino del podio sale così il pilota di Singapore Julien Fong, con Andrea Moretti terzo. Gomez invece conclude 4º davanti a Villazzanotti.
Sesto si piazza Nikolaj Kjærgaard, settimo Manuel Valier, ottavo Jan Sloan, nono Stefano Lochalier, decimo Alexander Zirkov. GoCarTV.com, collegatevi, eh? Parola di Oriano, uscito da Sboroni.